E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi sono stato piacevolmente stupito da un film di cui ho sempre sentito parlare da piccolo, ma che non ho mai avuto la voglia di guardare perché me l'hanno presentato molto male. Sto parlando di Hooligans. Cioè, me l'hanno presentato male in che senso? Nel senso che quelli che ne parlavano erano sempre i soliti cretini che appunto si gasavano e dicevano: ah sì, voglio andare a fare gli ultra, voglio andare a coltellare i laziali o i romanisti, cose del genere. E quindi mi raccontavano di questo film come se fosse semplicemente botte, gente idiota che si menava per il calcio e si ammazzava senza nient'altro. Mentre poi sono andato a vedere e ho detto: cazzo è carino. Allora, innanzitutto voglio fare una piccola parentesi, che qui si può vedere il nostro amichetto Jack Steller di Sons of Anarchy, giovanissimo, che fa un personaggio, io non l'avevo neanche riconosciuto. E per di più c'è Elijah Wood, che è praticamente Frodo del Signore degli Anelli. Allora, partiamo direttamente con la trama. Il nostro amichetto Elijah praticamente è ad Harvard in America, sta studiando per diventare un giornalista come il padre. Però il suo compagno di stanza spaccia, lo beccano e lui si prende la colpa. Il suo compagno di stanza gli dice tipo: vabbè, ma tranquillo, tanto io sono il figlio del governatore, appena lo rieleggono mi occuperò di te, tranquillo, farò di tutto per darti, insomma, fanno qualche impiccio, ecco. Il fatto è questo, che probabilmente questo impiccio non avverrà mai, perché il nostro amichetto Elijah è un gran farlocco e quindi si fa mettere i piedi in testa un po' da tutti ed è un cretinetto e quindi non verrà mai, diciamo, contraccambiato del favore, del grande favore che gli ha fatto, perché viene espulso da Harvard. Quindi se ne va in Inghilterra. Perché se ne va in Inghilterra? Perché la sorella ha praticamente sposato un inglese e sta lì con il figlio piccolino. Tramite questo matrimonio, insomma, il nostro Elijah conosce il fratello del marito della sorella, che praticamente è il capo degli ultras di questa squadra di calcio. Io lo dico, io sono il primo, cioè io lo odio il calcio, a me fa cagare in ogni suo aspetto. Non mi piace cazzo, non mi piace quello che c'è dietro, non mi piacciono i tifosi, non mi piace zero. Non lo posso vedere proprio. Bene ragazzi, tranquilli, perché in questo film, praticamente, il calcio non si vede mai. Mai, tranne per una volta in cui c'è una squadra di bambini che gioca. Fine, ma dura tipo 2 minuti. Se siete come me può essere sopportabile in un certo senso. Se invece vi piace, comunque si parla spesso di calcio, però non viene fatto vedere. E niente, praticamente il nostro amichetto qui, che è il fratello del marito della sorella di Elijah, che è alla Fiera dell'Est, mio padre comprò, e praticamente è il nostro Jack Steller, che chiamerò così perché non mi ricordo come cazzo si chiama l'attore. Lo prende, lo porta praticamente a fare un giro e gli fa conoscere tutti i suoi amichetti ultra. Lui ci si trova bene, piano piano, destra e manca, e fa la sua prima rissa. Perché viene spinto in mezzo, diciamo, anche per colpa loro, in un certo senso. Però gli piace. Gli piace perché finalmente si fa valere, perché lui è sempre stato un coglioncello che ha preso sempre i piselli al culo e basta, cioè non ha fatto nient'altro nella sua vita, è un fallito. Fine, lì per la prima volta si sente padrone di quello che fa. E niente, la cosa va avanti, comunque non voglio spoilerarvi nulla, ma comunque alla fine ci sarà comunque un finale un po' mezzo drammatico che comunque ti farà capire perché questo percorso viene seguito da molti giovani, ma allo stesso tempo perché è sbagliato, naturalmente. Io la trama, ragazzi, veramente direi che è
carina, molto carina, e dall'idea di comunque di come funziona l'ambito. E per di più, una cosa che amo molto di più di questo film è che, a differenza dei nostri che fanno ridere, i loro ultras, da quel che fa vedere nel film, sono gente comunque che si semena, ma lo fa con un certo criterio. Cioè, nel senso, non è che ammazzano i ragazzini, capito? Ci stanno anche alcuni che lo fanno, tipo, dentro ad altre squadre che sono un po' più malati, però loro invece hanno tipo un codice d'onore, tipo i mafiosi, e sta cosa è un po' romantica, questo. Comunque, voto trama sempre, per me è carina, ci sta, fa quello che deve fare. Poi, andiamo ai personaggi. Personaggi, allora, i personaggi secondo me sono stupendi tutti quanti, perché hanno tutti quanti uno scopo ben preciso. Il nostro Elijah è quello che scopre il mondo. La sorella è quella lì che comunque cerca di trattenere il fratello da non fare cazzate. Il fratello della sorella è lo stesso, però con un fare molto più aggressivo, soprattutto con suo fratello capo ultras. Il nostro capo ultras invece è uno molto sciallo, molto dai, sì, facciamo tutto, molto tranquillo. E poi c'è anche un tizio degli amichetti ultras invece che è un pezzo di merda, perché è particolarmente invidioso di Elijah, perché non lo so, perché probabilmente è innamorato perso del nostro capo ultras, e quindi gli dà sul cazzo perché dà troppe attenzioni al nostro Elijah. Comunque ognuno c'ha il suo. C'è anche un cattivo che è cattivo perché appunto, a proposito di ammazzare ragazzini, in uno scontro passato tra le due squadre, il figlio piccolo di tipo 13 anni è morto perché ci è andato a finire di mezzo, e quindi odia tutti e vuole ammazzare di botte tutti. È carino comunque, cioè c'è un senso in quello che succede, non è solo botte cazzate, c'è di mezzo l'onore, c'è di mezzo la famiglia, c'è carino, molto molto mafia però inglese, tipo. Quindi personaggi io direi un bel 8, che mi sono piaciuti da morire, fatti bene, molto bene. L'obiettivo secondo me era portare un film carino che parlasse di questa cosa, che potesse piacere anche a chi il calcio fa schifo, tipo me, però raccontare come funziona il mondo, questo mondo, e soprattutto farne vedere i lati negativi e anche un po' tristi di quello che succede molte volte, semplicemente per cosa poi? Per una squadra di merda, perché alla fine è sempre per quello. E che dire, per me ci sta, gli do un 8 anche qui. Io direi voto finale 8 meno, e ci vediamo al prossimo video, che sarà il doppiaggio di Hooligans.